stadium era la parte più bella della casa, dove era una parte che non veniva utilizzata, era la parte estetica, no? Che rappresentava il potere, ed era un vero e proprio giardino. Molto spesso, non sempre, si trovava anche la natanzio, quindi la piscina. In questo caso la troviamo. È ancora possibile vedere questi blocchi di marmo, in parte marmo, in parte rete, che sono modanati, cioè hanno questa cavità, questa specie di cavità che era un elemento decorativo. Giustamente non pensate alla piscina dove, alla natazia dove venivano fatti i bagni, no, non c'era questa mentalità. La natazia era un luogo che sottolineava il potere, insomma, abbelliva l'intero giardino. Pensate a questo giardino, lo vedete? Vi ho portato una ricostruzione. Pensate, le colonne erano identiche. Allora, noi abbiamo il rosso, pompeiano sotto, che è stato ritrovato poi, non è sempre conservato. E sopra abbiamo la scanalatura, no? In marmo. Questa parte di scanalatura, quando gli archeologi hanno scavato, l'hanno ritrovata a terra, quindi rovinata, quindi non è stata conservata. Giustamente oggi vedete la parte interna di costruzione, non vedete più il marmo. Avevamo quindi la natazio e avevamo anche gli oscilla, che sono visibili al Museo Irpino. Che cosa sono? Erano dei veri e propri rappresentazioni scultoree su un fondo circolare. Perché si chiamano oscille? In realtà dall'osco, quindi non era la lingua dei latini ma dell'etnia originaria, quindi dei Sanniti, indicava il volto, ed era veniva fatto in particolari momenti dell'anno per ringraziarsi le divinità della natura, venivano appesi agli alberi. Poi i romani hanno captato questa usanza e hanno utilizzato, non più quindi rappresentando la figura della divinità il volto, ma delle proprie rappresentazioni scultorie di divinità, di vita privata, e li hanno appesi quindi ai questi grandi porticati. Da qui, perché oscilla? Perché venivano mossi dal vento. Da qui poi è venuto il verbo oscillare, che ancora oggi lo usiamo comunemente nella lingua italiana. Importante perché l'acqua della piscina correva poi in un canale, e quindi si chiamava quindi immaginate questa piscina, questo giardino bellissimo con piante e fiori, queste colonne rosse, marmo sopra, queste uscite alle pareti, e quest'acqua che scorreva tutto intorno al peristilio nel canaletto che si chiama Sirius. Alle spalle, alle mie spalle, e in quella zona si aprivano i cubicula, altre stanze che molto spesso non sono stanze da letto, ma non solo. E qui abbiamo l'Ecus di cui si conservano queste pitture, che ora andremo a vedere. L'Ecus era una sala di rappresentanza, giustamente sala di rappresentanza che ospitava gli ospiti più prestigiosi, era aperta su questo luogo molto scenografico che era il peristilio.